In totale 37 persone, 21 autovetture, 5 perquisizioni personali, 8 infrazioni al codice della strada. Questo è il risultato dei consueti controlli eseguiti dai poliziotti della sezione volanti in centro storico e finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e della commissione di reati predatori. Nel corso delle verifiche in piazza ex Gil alla stazione di Pullman, King, il cane antidroga della polizia, ha fiutato la presenza di marijuana nascosta nello zainetto di una 28enne appena scesa da un autobus proveniente da Agrigento. La donna è stata segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno inoltre proceduto al controllo di 43 persone sottoposte agli arresti domiciliari e ad altre misure cautelari e alternative alla detenzione.